La vittoria di Varese a Trieste della domenica completa il weekend horribilis della VL, ora ultima in classifica in solitaria. Ovvero altro sale sulle ferite di un'altra sconfitta, la sesta consecutiva con poche scusanti. Nel sabato della Vitrifico Arena la squadra di Banca ha infatti perso 83-100 un match sulla carta alla portata con la Gevi Napoli. È finita con la contestazione del pubblico pesarese a dirigenza, società e giocatori e con gli applausi all'ex sacripanti che ha portato Napoli al successo a Pesaro. Si prende atto di una partita inaccettabile dal punto di vista dell'atteggiamento e del rendimento e ci si concentra sulla necessità di tirar fuori quell'orgoglio, quell'aggressività e la determinazione che fanno parte dei valori di una squadra che ad oggi occupa l'ultimo posto nella classifica e che stasera non è stata assolutamente capace di approcciare la gara come si conviene. Poi le reazioni del pubblico sono giustificate, come detto, da una prestazione inaccettabile. Io penso che l'avvio della partita e del terzo periodo, quindi in uscita allo spogliatoio, e i pesanti scarti accumulati in questi due frangenti testimoniano la nostra impreparazione. Quindi quando l'atteggiamento è così diffuso e così latente, credo che sia giusto che io per primo mi assuma la responsabilità di come la squadra si è preparata e presentata a questo appuntamento, come detto, dando un chiaro evidente segnale di inadeguatezza. Nel calcio, seconda sconfitta consecutiva, ma testa alta per la Vispesaro, che dopo aver chinato il capo alla prima in classifica reggiana, tiene testa fino al 95esimo al Modena, ora secondo in classifica. È finita 2-1 col rigore di Cannavò a pareggiare il vantaggio di Mosti prima del gol partita di Minesso. Quando perdi, purtroppo in Italia e nel mondo del calcio conta solo il risultato, quello che mi fa riflettere è che se dobbiamo costringere il Modena a fare tutto il secondo tempo sotto la propria metà campo, che si mette a 5 e cerca di limitare la nostra zona, la nostra fase di possesso, probabilmente la dinamica tattica della partita era a nostro favore. Siamo stati, secondo me, anche a livello pratico in grado di far parare Gagno. Farroni ha fatto una parata dopo 5 minuti, dopo diciamo che ha vissuto una partita di attesa. Dispiace per il risultato, soprattutto per i ragazzi, perché credo che abbiano dimostrato di dare tutto e soprattutto credo abbiano dimostrato che la cosa più difficile oggi per noi, dato che venivamo dalla sconfitta contro un'altra grande squadra, di stare nella partita emotiva. Nel calcio di Serie D il Fano risorge dal baratro di 5 sconfitte culminate con l'esonero di Gioffrè e al Mancini batte 3-1 il Tolentino grazie alla doppietta di Casolla e al gol di Esposito. Vittoria col fanese Fiscaletti allenatore pro tempore in panchina in attesa dell'investitura ufficiale del prossimo allenatore Massimo Costantino ieri sugli spalti del Mancini. È stato un sabato sera senza gol per l'Italservice che a Settimo Torinese ha pareggiato con un insolito 0-0 al cospetto della L84. È stato un sabato di sconfitta in 3 set per la Megabox Vallefoglia che a Cremona ha ceduto il passo a Casal Maggiore.